Non si leggerà bene, ma quello è un timbro postale della Finlandia. Lì c'è un francobollo con su Babbo Natale. Questa è una busta arrivata per la nostra bambina dalla Finlandia. Ma chi mai potrà spedire questa busta? Quando è arrivata, sinceramente, boh, c'era qualche amico che mi ha fatto uno scherzo. Poi aprendo, leggo anche questa lettera che dice: Cara Rebecca, grazie per la tua lettera. È giunta nel mio ufficio postale qui al Circolo Polare Artico a Rovaniemi, in Finlandia. Buon Natale, Babbo Natale. Allora, forse così non avrei capito molto se dentro nella busta non ci fosse stata anche questa macchinina. La vedete? È una mini, una piccola mini. Tra l'altro, una macchina che va anche a carica ed è anche un magnete che sta attaccato sul frigorifero. Quindi, riavvolgendo un po' il tempo, mi sono ricordato che 2 o 3 settimane fa eravamo andati alla fiera qua a Milano che si chiamava G Come Giocare e c'era uno stand della Mini, a cui dedico questo video perché veramente sono stati strepitosi. In questo stand c'era, non so se cos'era, un elfo, credo, che raccoglieva tutti i desideri dei bambini. La Rebecca si è messa lì, ha scritto una letterina a Babbo Natale dicendo quali erano i regali che voleva ricevere per Natale. Dopodiché ha sigillato la sua busta e l'ha inserita, ed è per questo credo che ci sia anche la macchina della Mini, nel retro, nel bagagliaio di una Mini. E il gioco è finito lì, sinceramente. Le abbiamo lasciato il nostro indirizzo, i soliti dati che si lasciano, eccetera, eccetera, ma mai onestamente avrei sperato di ricevere una lettera di questo tipo. La bambina è ovviamente al settimo cielo, se era tutta contenta di aver visto che Babbo Natale esiste e che le ha risposto. Un grosso complimento alla Mini che ovviamente ha fatto tutto questo per noi in modo assolutamente gratuito, non ci guadagna niente, però secondo me è una grandissima operazione di marketing, anzi vorrei che tutte le aziende facessero operazioni di questo tipo perché ci hanno fatto felici, non sono invasive ed è stata molto divertente. Brava, bravi, bravi, bravi tutti.